Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto entro fine mese firmeranno il progetto della ciclovia Vento, la pista ciclabile da Torino a Venezia, un investimento da 110 milioni di euro. Passeggiando in bicicletta, tanto a te. La buona notizia è che entro fine mese sarà firmato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, l'accordo di programma propedeutico agli studi di fattibilità del progetto Vento, la ciclovia di 679 chilometri lungo l'asse del Po tra Torino e Venezia, oggetto di un investimento stimato in 110 milioni. Fondi ministeriali ed europei. Il motovelodromo di Torino diventerà la stazione capolinea. È stato calcolato che l'infrastruttura ciclabile, con le attività ad essa collegate, potrebbe portare introiti compresi tra 80 e 100 milioni l'anno, offrendo 2.000 nuovi posti di lavoro. Insomma, non un vezzo ambientalista, ma un'occasione di sviluppo. Se ne è parlato in Commissione Trasporti, dove gli assessori trasporti, turismo e ambiente hanno fatto il punto. Obiettivo: accelerare sullo sviluppo della rete ciclabile regionale, permettendo che dovrà essere affiancata dai servizi necessari, intermodalità con il treno, ricettività alberghiera, parcheggi custoditi. Qualcosa è stato fatto e si sta facendo. A giugno è stata approvata la graduatoria dei 32 progetti ammissibili e finanziabili. Entro fine anno si procederà agli studi di fattibilità in tema di sviluppo dei territori turistici. 10 riguardano la mobilità ciclabile, Corona di Delizie, Via del Monviso, Terre dell'UNESCO, Eurovelo 8, Bike Area Valle Susa, in bici nel Novarese, percorsi ciclabili Alessandrini, Bike to Lake e Ciclovia del Po con cicloturismo Langhe-Roero. In fase di approvazione da parte di Regione, Città Metropolitana, Provincia di Novara e Vercelli, il progetto della grande ciclostrada del canale Cavour, per la quale sono stati stanziati 2 milioni.